Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Oggi sono leggerissimamente raffreddato per via del primo freddo che è arrivato qui al nord. Infatti certe volte mi toccherò un po' il naso per non starnutire troppo nel video. E siamo qui su Coromon. Nello scorso episodio eravamo all'entrata della piramide e non temete, ci andremo all'entrata della piramide. Ma prima voglio fare quella cosa del ponte sulle sabbie ardenti. Infatti qui, come vedete, siamo nelle sabbie ardenti, dove abbiamo il counter dei passi che possiamo fare nella sabbia. Vedete lì a sinistra. Ora siamo qui all'ombra per refullarci un po'. E come altra cosa vi devo far vedere che ho allenato leggermente i miei Coromon. E allenandoli leggermente se ne sono voluti due. Vabbè, Patterbeat, che si è voluto a livello 31 e di cui conoscevamo già l'evoluzione, quindi niente di che, è diventato Patterbite, ma perlomeno adesso è leggerissimamente più utile. E poi però Rhinobuzz, il nostro buzzer si è evoluto in Rhinobuzz e insomma eccolo qui, non è malaccio, non è malaccio per niente. E ha imparato anche spinta corporea, che è il primo attacco di tipo pesante che abbiamo. Così almeno potremo colpire per bene anche Pokémon di tipo ghiaccio. Tra l'altro, colpo pesante mi sembra l'abbia imparato anche Uccaclaw. Andiamo a vedere, se non ricordo male. No, è spinta corporea, volevo dire, che è un colpo pesante. Sì, l'ha imparato anche lui. Ora voglio proprio provare a fare questa cosa della sabbia e attraversare questo ponte ardente. Infatti, questo Ranger qui ci diceva: sembra impossibile raggiungere l'altro lato di quel ponte senza bruciarmi i calzini. Deve esserci qualcosa che posso usare per attraversare. Infatti, noi avevamo preso quella soda sol. Proviamo ad usarla, va? Allora, lì c'è uno strumento. Usiamo tutti i passi che possiamo per andarlo poi a prendere. E andare... ecco, siamo pronti. Ora dobbiamo usare l'oggetto. E andare poi nella tenda. L'oggetto era qui su altro. Soda sol, usa. E infatti ci tira giù, ma non di tanto in realtà, Gemma revitalizzante. Ripristina un po' di PS dopo ogni turno? Ok, questo è interessante, lo do subito a un mio Coromon. Direi di darlo a quello più tank, che è Bieralis. Diamolo a lui. Anzi, diamoglielo magari quando avrà usato il suo frutto. Ora noi possiamo passare qui e prendere anche quest'altro strumento. Coupon per guanto, va bene. Possiamo andare qui sotto e lasciare che appunto la temperatura cali un attimo. Qui abbiamo un altro strumento. Soda Sol. Ok, per tornare indietro giustamente, perché ne avevo prese due, essendo previdente. Ma metti che uno arriva qui con solo una, poi avrebbe perso automaticamente. Vorrei anche trovare un po' di Coromon nell'erba alta qui, per vedere cosa c'è. Appunto, Moltai. Era forse l'ultimo Coromon che ci mancava, e ipotizzavo fosse nelle sabbie ardenti, perché era... dove non avevo ancora, dove non mi ero ancora messo a cercare Coromon. Facciamo graffio, non dovrebbe shottarlo. Ok, mina vagante, non l'ha colpito. Proviamo a catturarlo. Vai. Ho fatto anche rifornimento tra una puntata e l'altra di spinner, torte, frutti. O sono andato a ripiantarli. Peccato che esca. Va bene. Dai, un altro spinner, vai. Poi ricordiamoci tra l'altro che Moltai è quel Coromon che dobbiamo dare al tizio del Bosco Tasso. Non capisco come ci si faccia ad affezionare un coso di magma, però dettagli. Proviamo uno spinner argentato, va. Altrimenti mandiamo in campo Patterbite e lo prendiamo in quel modo. Ok, perfetto, catturato anche Moltai. Rarità comune. Miccia. Cosa fa Miccia? Fa prendere fuoco al nemico. Beh, giustamente. Furia, lo sappiamo già. Esplosioni infuocate. Toglie 70, tra l'altro, ed è speciale. Buono. Mina vagante invece toglie 105. Infligge danno ingente e applica scottatura se colpisce, ma è fortissima. Però ha 70, giustamente, di potenza. Giustamente. Termosifone. Il corpo del Coromon è così caldo che potrebbe causare scottatura all'attaccante. Niente male, lo teniamo ovviamente, noi gli diamo un soprannome e lo inviamo al deposito. Poi dovremmo ricordarci di fare quella missione effettivamente.
Vediamo se riesco a catturarne un altro così al volo qui. Ok, perfetto, un altro Moltai. Dai, un altro Moltai al volo, graffio. Lui usa furia, va bene. E noi usiamo... Andiamo con uno spinner normale, vediamo se riusciamo a prenderlo subito. Dai. Dai, però Moltai, che palle. Perché me ne servono due, ve lo ricordo. Uno lo devo dare al tipo. L'altro lo teniamo noi. Spinner argentato, vediamo se entra con questo. Perfetto. Ok, non mi interessa vedere il sommario. Non mi interessa dargli un soprannome. E lo invio al deposito. Perfetto. Potrei dare a questo punto la gemma a Duke Clow. Però vabbè dai, per adesso non facciamolo. Prendiamo anche le ricompense che ho lasciato lì per prenderle poi insieme a voi nel video. Ok, guarda qua, tac, perché sapevo che sarei potuto salire di livello. E per poter prendere anche queste insieme a voi. Spinner platinato, wow. E mossa istantanea 68 per 01. Vediamo cos'è la mossa istantanea 68. Dovrebbe essere in qui, altro. Mossa istantanea 68. Soffio ardente. Oh, niente male, eh. Però nessuno lo può imparare. Porco cane. Ora, ricarichiamoci un attimo i piedi qui. E poi torniamo su. Vai. Quando stiamo per morire, altra Soda Sol. Oggetti. Soda Sol usa. E ci rinfreschiamo un po' i piedi. Per poi arrivare qui e... Tac. Dai, entra. Bravo. Ok, al limite ce l'ho fatta. Perfetto. E abbiamo fatto anche questa cosa qui delle sabbie ardenti. Ora possiamo tornare tranquillamente. Cormo permettendo. Digmo permettendo che si prende un colpo in faccia di spruzzo e morirà. Ma proprio tantissimo. Addio. Via. Sono sempre punti esperienza questi, eh. Nemmeno malaccio, in realtà. Ok. E siamo pronti per tornare per l'appunto alla piramide. Vamos. Lì non ci fanno ancora entrare in quella tenda, eh. Ho provato a parlargli prima, non ci fa entrare. Vabbè, abbiamo investito questi primi quasi 10 minuti per provare appunto quella missione secondaria, ed ora possiamo entrare nella piramide. Eccoci qui. Con questi due sfingi che sono due Cormo, non mi ricordo di preciso il loro nome, mi sembra Scar qualcosa, Scarbon forse. Ma noi ci andiamo. Qui avevo già esplorato, vero? Sì. Perfetto, entriamo nella piramide. Piramide di Sart. Chissà se ci sono dei Cormon selvatici qui dentro. Probabilmente sì, andando oltre questa zona, eh. Strumenti nascosti? Possibile? Ah, forse nelle sabbie. Ah, due Moffel. Beh, qua non mi metto a sconfiggerli due Moffel perché, insomma. Sono di livello altino, però, sti cavoli. The Moffel. Qui abbiamo uno spinner sabbia, ok. Oh! Le trappole. È una sciappola. Che luogo affascinante. I Cormon in questa piramide sembrano essere attratti dalla sabbia, proprio come i Cormon all'esterno sono attratti dall'erba alta. Ok, come avevo ipotizzato, quindi si trovano nella sabbia qui. Ok, io do sempre un'occhiata per eventuali strumenti invisibili in giro, che possono sempre tornare utili, specialmente torte e altro, appunto, e senza repellente va bene, questo non ci torna particolarmente utile al momento. Qui c'è qualcosa? Sì, che c'è qualcosa. E senza statica, ok. Qui? Nada. Qui mi sa di qualcosa, no, nemmeno qui. Peccato, peccato, proseguiamo allora. Proseguiamo in questa piramide. No, non proseguiamo. Polly. Oh cielo.
È Glacial della squadra speciale dei Titani. Sapevamo che prima o poi saresti arrivato. Come posso aiutarti? Come posso salutarti? Con una stretta di mano? Un abbraccio? Ci conosciamo? Lux Solis non te l'ha detto? C'è un intero team di ricercatori di sopra solo per te. Abbiamo spazzato sabbia come matti per scoprire tutte le trappole nascoste nei piani superiori. Bravi? Devo confidarti che non abbiamo trovato traccia del Titano, ma Rigel dice che l'esperto sei tu. Bene, devo tornare indietro a supervisionare l'operazione. In bocca al lupo. Grazie. Quindi ora possiamo proseguire. Ah, ecco le trappole, per l'appunto. 1, 2, 5, 3, 4. E poi una pausa. La sequenza è sempre la stessa. Credo che sia un consiglio utile, ma spero di non doverlo provare io stesso. Ok. Strumentini qui? Nada. Qui però sì, tac. Mossa istantanea 19. Taglio profondo, non è male taglio profondo, eh. Non è male per niente. Oh, Molbash, questo non l'abbiamo. Non l'abbiamo lui. Facciamogli un... Allora, colpo pesante non dovrebbe ucciderlo, no? Vediamo. Spinta corporea, volevo dire. Perfetto. Sforzo massimo, vediamo cosa fa. Ah, ok, se non sbaglio si diminuisce la difesa e si aumenta l'attacco. Cosa che non ti servirà molto, caro Molbash, perché ora tu vieni con noi. Vai, prendilo. Ah, davvero? No, dai, no, ricostruzione. Qua tocca usare uno spinner argentato subito. Perché sei andato qui? Vai, spinner argentato. Immediatamente. Che questo qua inizia a ricostituirsi ed è un problema. Perfetto. Diamo un'occhiata sia al Cormon. A rarità raro addirittura. Ok, bene. Ricostruzione, lo sappiamo. Palla di sabbia, valanga di pietra e sforzo massimo. Che okay, sono tutte mosse che conosciamo. Il Cormon non bada ai colpi critici e ne riduce i danni del 25%. Vabbè, niente male. Vuoi liberare Molbash? No, lo tengo. Ok. Allora, questa è una cosa che avrebbero potuto levare. Il fatto che ogni volta che catturi un Cormon ti chiede se tu voglia liberarlo. Perché? Se lo catturi, perché dovresti liberarlo? Vabbè, dettagli. Cioè, lascia l'opzione di liberare un Cormon nel box, come al solito. Come in Pokémon. Ok. Vediamo, eh. Tac, tac, tac. No, appunto. Riproviamo. Qui è tutta una questione di tempismo. Capisco. Ho capito come fare, eh. Tac, 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 via. Ok. E qui invece è 1, 4, 2, 5, 3. 1, 4, 2, 5, 3. Appunto, devo stare più attento lì. Vabbè, ma ci sono i checkpoint intermedi, ma allora è facile. Facilissimo. No, dannazione. Perché è tornato indietro? Vabbè, lì è che le frecce non sono proprio precisissime da usare, eh. Non sono proprio molto precisissime. Ok. Passato. Tu sei un'allenatrice? Sì. Glacial, prima che ti addentri in un'area ancora più pericolosa, potrei verificare la forza della tua squadra, ma certo, Ghoul. Che manda in campo Skuldra, mentre noi con Uka Claw siamo tranquillissimi. Vai, spruzzo e addio Skuldra. Pentanove per Uka Claw. E Lunar Wolf ha risvegliato parte del suo potenziale. Continuiamo a tirargli su velocità, attacco speciale e attacco speciale, vai. Peter Bite, davvero? Ah, Overclock, questo è un problema. Dobbiamo tirarlo giù subito allora. Spruzzo. Vediamo di colpirlo due volte almeno. Perfetto.
Overclock ricordo che pareggia l'attacco del Cormoran avversario se il Cormoran avversario è un attacco superiore al tuo. E questo è un attacco potente, ha 124 di attacco fisico. Quindi sarebbe stato un po' un problema. Allora, tiriamoli su a lui. IPE, l'attacco fisico e la velocità. Se riusciamo a renderlo un punto un po' più veloce, questo Cormoran è meglio. Ho testato la squadra di molti impiegati della Luxolis. La tua è una delle più promettenti. Bene. Dammi anche soldi, va. Quelli contano. Ok, e qua si va avanti. Aha, strumentino qui. Essenza glaciale. Ok. No, proprio all'ultimo. Chi è che troviamo? Sandscale. Contro Sandscale useremo un semplice spruzzo. E addio, Sandscale. Questi sono tutti i punti esperienza che mi prendo volentieri, eh. Anche perché sono di livello bello alto questi. Quindi un po' di punti esperienza me li danno, non come Cormoran nel deserto che sono tipo a livello 20 più o meno. Questi sono sul livello 30 quasi. Ah, altro strumento. Frutto Canul, va bene. E qui un altro. Oro. Ok, me lo prendo l'oro volentieri. Altre trappole. E di qua si prendono. Ah, ok, non posso fermarmi lì, va bene. Però devo capire un po' come fare. Ok, qui si può fare così, però è inutile fare questa cosa. Quindi devo andare per forza di là. Così. No, non così, mannaggia me. Devo aspettare che passino quelle. Ok, ora. Via. 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 E via. No, ce n'era un altro lì, mannaggia. Però ora so che di lì non si va. Cioè, di lì si va avanti, quindi voglio vedere cosa c'è di qua. Ci sarà uno strumento, immagino. Ok. Infatti c'è uno strumento. Torta difesa fisica, potevo anche non prenderlo, tocca attacco fisico, ma va a cagare. Perlomeno c'è uno strumento invisibile qui, frutto sopo, dai. Meglio di niente. Meglio di niente, va. Ok. E qua si ripassa di nuovo, abbiamo capito come si fa, e quindi via. Scusate la gaffa. Dicevo, abbiamo capito come si fa, quindi via. Bisogna correre semplicemente qui, correre come dei forsennati. Senza argarbugliarsi con i tasti. Ed eccoci qui. Checkpoint raggiunto. Perfetto. Ora si può entrare e uscire direttamente da qui. Allora. Hop, hop, hop. No, perché è andato avanti di due? E questo di nuovo sono i tasti. Io clicco giù una volta e il gioco lo prende due. Ecco qui. Altra allenatrice? No. Procedi con cautela, se osserverai con cura le pareti e memorizzerai le sequenze, non ti accadrà nulla. Inoltre, presta attenzione al pavimento. Ogni tanto troverai qualche punto in cui magicamente sarai al riparo dai dardi. Sì, però qui volevo prima andare dall'altra parte a questo punto. Andare di qua a vedere cosa c'è. E infatti c'è uno strumento lì. Ok, dovevo sapere da dove arrivava la freccia, il dardo avvelenato. Vediamo se c'era modo di scoprirlo o no. Devi attivarlo e poi andartene. Ok, così. Torta combo, buono. Questo ne valsa la pena. E si va giù. Beh, questi sono molto lenti, molto semplici. Allora, e qui vediamo un po', eh. Tac, tac. Qua siamo salvi, credo. No, forse un po' più giù, un po' più giù. Qui siamo salvi, sì. Ok. Queste trappole meccaniche sono incredibili. Saranno qui da centinaia di anni, giusto? Ma funzionano ancora così bene? Sì, infatti, strano. Strana questa cosa, eh. Ah, qua quel coso lì spara. E sparerà se io vado su quello. Quindi devo muovermi. Devo andare lì e poi muovermi. Ok, buono. Ah, tra l'altro devo muovermi anche qui. Non posso stare lì fermo, altrimenti qualcosa mi spara. Ok. Va bene. No, dannazione all'ultimo. Se riparto da lì in mezzo, però è perfetto. Ah no, ti fa ripartire dall'inizio, giustamente.
Pensavo fosse così facile. Pensavo, ritenevo. E invece, giustamente, il livello di difficoltà aumenta a mano che si va avanti. Ok, tac, fatto. Poi, vaffanculo. Devo stare attento e vedere meglio da dove sparano. Cioè la sequenza, non devo andare di fretta. Ok. Io tanto poi devo andare in basso, quindi prima sparano quelli e poi loro. Quindi io posso fermare al terzo. Mi fermo al terzo e poi è un problema perché il quarto spara subito dopo. Però appena spara al quarto io dovrei passare, ok. Poi attenti qui che arriva l'altro dardo, evitato bene. Oh, attento qua, non voglio bruciare proprio tutto in questo momento. Basta vedere un attimo la sequenza. Ok. Spara al primo, spara al secondo, spara all'ultimo. Giù. Fatto. Ok, qui invece arrivano da sopra. Arrivano da sopra. Però qui dovrei essere salvo. Sì. Strumentino? No. Ok, continua a essere salvo qua. No, qui no però. Mannaggia, non dirmi che riparto dall'inizio, eh. Ok, da qui. Buono. Ok, qui sono salvo. E bisogna vedere. Perché io devo andare di là ora. Però lì ce ne sono tre. Quindi devo essere veloce. Devo essere veloce. Devo prendere bene il tempo. Così. Ok, vai, sparate. Bravi. Ok. Dai, lo sapevo. Stronzo. Mi ha contato almeno. No. Infame. Infamella. Vabbè, qua sto facendo lo stupido. Cioè, questo punto l'ho superato prima. Dai, su, forza. Ah, ti metti qui. Aspetti di passare. Tira il primo dardo. E vai. Ok. Poi qui fai sparare loro. E vai. Qui attento, appunto. Però come fai qua, scusami? Perché se vai avanti. Ok, ah ok, basta fermarsi giustamente lì. Vai, altra allenatrice. Ah, sei qui, sei già qui. Avevo quasi finito di annotare tutte le sequenze dei dardi. Poi le avrei date a Polly per te. A quanto pare i miei sforzi sono stati inutili. Mi spiace. Un attimo, ho appena avuto un'idea brillante. Che ne dici se rinforzo un po' la tua squadra? Grazie, rinforzamela. 4. Is this ship time? Arcta? Oh sì che è Ship Time, gelo artico. Ok, allora lui è tipo ghiaccio. Oggetti, o meglio, voglio dire squadra. Non dovrebbe farmi troppo male lui. Mandiamo il nostro Dugterra, recentemente evoluto. Appunto, non dovrebbe farci troppo male, esatto. E usiamo Scippo d'Oro. Questo dovrebbe fruttarci un bel po' di soldi, 1397 a ship, non è niente male. Confuso, vabbè, non è un problema, tanto io uso Scippo d'Oro che costa 0, quindi io vi ricordo che la confusione aumenta del doppio tutti i costi in piedi delle mosse. Ecco fatto. Ah, colpo critico. E la probabilità di colpo critico è aumentata. Bene, squadra. Dove sei? Rhino Buzz, tocca a te. Lui conosce colpo pesante. Quindi contro il Coromon di tipo ghiaccio farà il suo. È stato abbattuto, mannaggia lui. Quindi non può attaccare. Punto. Neve sporca. E mi ha confuso. Che palle. Ora si mangia pure il frutto mullo lui. E niente, devo usare 16 pie per battere questo Coromon. Ok. Parte del suo potenziale. Tiriamo sull'attacco, la difesa, i piedi e via. Uka Claw al 40, buono. Ginx. Spettro. Squadra. Dove sei? No, non Bear, non Bearliss. Lunar Wolf, manda. Vai, vai.
Diminuisce l'attacco e cosa fa? Punta fantasma. Potrebbe fare male questo. Infatti lo fa. Ma noi andiamo di voodoo. Punta fantasma colpisce sempre per prima, vero? Qua poi dobbiamo sostituirlo. Se non colpisce lui. Ok, perfetto, ha colpito lui, quindi verrà shottato. Buono così. Reno basta il 39, ottimo. Ruptius. Questo non l'abbiamo mai visto. Questo Ruptius. Beh, cambiamo di nuovo Coromon e mandiamo Bjarlis. Vai. L'unico che non ha ancora problemi di stato. Torcia umana. Colpo critico. È molto efficace, sì, lo so. Però il ghiaccio. Ah, lui però resiste al ghiaccio. Che cazzo ha fatto allora? Perché ho mandato Bjarlis? Vabbè, graffio. Mi fa comunque abbastanza male. Calore. Cosa fa? È iniziata un'ondata di caldo. Mannaggia. Questo se mi fa un attacco di tipo fuoco ora. Infatti, mi fa malissimo. Esplosioni infuocate. Non nemmeno tanto in realtà. Beh, Bjarlis è molto equilibrato, è in difesa, resiste tanto. Biralis, tra l'altro, sarebbe non Bjarlis. Biralis. Pity Bolt. Bellino lui, graffio, addio. Super efficace. Ah, non muore? Mascelle vendicative. Non mi fa nulla, perfetto. E poi un altro graffio. Perfetto. Bene, ho potenziato il tuo team. Beh, grazie per averlo fatto. Grazie per avermi anche regalato tipo 10.000 dollari. 10.000 d'oro. Frutto Canul, va bene. Ma nessuno dei miei Cormon ha mangiato il suo frutto, scusami. Forse da confusi non possono farlo. Perché gli ho dato il. Cioè, Lunarwolf non ce l'ha. E ok. Qui abbiamo una conquista da prendere. Un'altra. E qui abbiamo anche dei Cormon da curare. Mi sono rifornito di torte proprio per questo. Non avere poi problemi di Cormon, mezzi morti e da portarsi in giro. Ok. E va bene così. Direi che va bene così. Allora, dato che qualcuno è. No, Ukakrun è confuso, quindi lo lascio davanti. Vediamo di far uscire dalla confusione pure gli altri. Cioè, quanto raggiunto era questo? Beh, niente male. Salve. Passare su questi interruttori farà spostare sezioni del muro in direzioni differenti. Chiunque abbia costruito tutto questo doveva conoscere molto bene i meccanismi degli orologi. Non guardarmi in quel modo. Avevamo in pugno la soluzione di questa sala, ma come ci siamo voltati, i muri si sono spostati da soli. Ah, davvero? Il titano starà cercando di fermarci, o forse di renderci le cose più complicate. Ok, vediamo di prendere questo oggetto. Tortapie, va bene. E combattere contro tre selvatici per far uscire dalla confusione i nostri Cormon. Kyraptel. Nel frattempo prendiamo anche un po' di esperienza. Vai, spruzzo. E addio. Cioè, addirittura colpo critico, avevo overkill totale. Perché vi ricordo che i problemi di stato in Coromon vengono guariti dopo 4 lotte vinte. Oh, Dugterra, questo ci farà avere un bel po' di punti esperienza, eh? Vai, spruzzo. Super efficace, basterà un colpo. Infatti. 2300 punti esperienza, quasi un livello praticamente. No, beh, metà livello, da poco più di metà livello. Ok, ne manca un'altra e i miei Cormon dovrebbero guarire dai problemi di stato di confusione. Dai, forza, esci. Bravo. Uno Skuldra, vai, altri punti esperienza. Tac e tac. Spruzzo. E addio, Skuldra. Forse sale anche di livello il nostro Ukaclaw. No, di pochissimo. Però, terza evoluzione di Lunarwolf, no, non ricordavo si potesse evolvere di nuovo. Figo.
Beh, è solamente più grosso, però è bello che la luna si formi quasi un collare. Ecliptor si chiama. Bello. Rhinobacter non è più confuso e Dugterra non è più confuso. Perfetto, sono guariti tutti dai problemi di stato e ora possiamo risolvere questo enigma, ok? Partiamo col primo. Che fa spostare questo muro qui. Ah, ma finché ci stiamo sopra sposta, ok. Ok. Sì, ma mo come faccio io a passare lì, scusami? Mi serve. Faccio io a passare. Ah, ma devo passare in questo modo. Ok, non devo passare sopra il muro. No, ehi. Così. Non devo passare sopra il muro. Ok, là devo per forza far così perché quello deve essere libero. Poi. No, dicevo. Questo deve, il passaggio alla fine deve essere libero, quindi devo per forza far così. Ma allora? Basta. Oh. Poi tu, va bene così. Dicevo, vai bene così. E l'ultimo. Devo giostrarmi meglio questi. Perché l'ultimo deve essere ovviamente messo. Che differenza c'è tra questi due, scusami? Ah, che questi muovono loro. Ok. Questi muove solo il primo, quindi il primo non è un problema. Il primo lo aggiustiamo dopo, non è un problema. Devo aggiustare gli altri due. Quindi tu fai così, poi. O meglio, tu vai così. Devo far incontrare questi due lì al centro. Io faccio così, ok, poi di nuovo così, poi di nuovo così. Ok, ed ora solo il primo. Easy peasy. Ecco fatto. Tac. E via. Altro strumentino. Frammento di fenice. Mi sa che ci stiamo avvicinando al titano, eh? Anche se, boh, probabilmente avremo anche altre. Abbiamo altre sfide da fare. Non è così semplice come cosa. Ok. Ah, ok. Qua è interessante la faccenda. Dovrei tipo fare così. Ah, ma arrivano anche. Perché non sono allineati. Cioè, se tipo arrivo su questo, che mi spara quello. Se faccio così, e vedi, spara dall'altra parte. Ok. Un attimo, eh. Ok, uno. Qua non posso fare così. Riprova. Parto dal centro? No. Beh, il primo abbiamo capito come superarlo. Ta-ta-ta-ta e via. Poi quest'ultimo posso fare così. Ok. Perfetto. Strumentino qui? Nada. No, dai, davvero, nessuno strumentino. Misterioso. Nope. Chissà cosa ci sarà alla fine di questo. Di questa sabbia, erba alta. Ok, contro di loro. Guarda, io tiro giù solo scintilla al primo. Che mi dà un bel po' di esperienza. L'altro faccio fuga. Anzi, già che ci sono, tiro giù anche l'altro. Che mi dà comunque esperienza. Diamo un po' di esperienza. Che qui Coromon devono essere allenati un bel po', eh. Vai. Altro spruzzo e addio. Mi dà più esperienza perché sono spawnati due Coromon insieme. Quindi quando spawnano due o tre Coromon insieme, tirano più esperienza di base se succede. Quindi ne vale la pena. Ok. Ah, di qua si va avanti, davvero? Cosa dovrei fare? Ispeziona, prendi la gemma, ferma il gioco. Ispeziona. L'arancione vuole il rosso come vicino. Glacial, hai per caso una penna e un foglio con te? No, perché dovrei? Ho bisogno di prendere appunti. Quante cose da tenere a mente tutte insieme? Il mio povero cervello non ce la fa. Di cosa parli? Le iscrizioni sulle statue Skuldra sono un intreccio di riferimenti interconnessi tra loro. È tutto così misterioso. L'avventuriero che è in me mi dice che se connetto tutti gli indizi accadrà qualcosa di incredibile. Ma il ricercatore in me
Ha solo un gran mal di testa a cercare di capire tutto. Ok. Si aprirà il muro qui. Per forza. Allora, l'arancione vuole il rosso vicino. Ispeziona. Il viola vuole sedersi in un angolo. Quindi questo è un angolo e può andare bene. Ispeziona. Il blu vuole l'arancione come vicino. Ah, intanto dobbiamo prendere tutte le gemme. Prendi la gemma. Gemma viola. Vai, prendi la gemma. Gemma blu. Poi ispeziona. Il verde vuole affrontare il rosso. Quindi di fronte al rosso dobbiamo mettere il verde e viceversa. Quindi prendi la gemma rossa. Quindi il verde qua non ci può stare. Oppure può essere a capotavola. Il rosso vuole sedersi in un angolo. Ok, no. Quindi verde e rosso devono per forza stare o qui o qui. Prendi la gemma. Poi. Allora. Ispeziona. Il turchese vuole affrontare il blu. Il turchese dovrebbe essere questo. Quindi turchese blu. Uno contro l'altro. Prendi la gemma. Magenta. Ispeziona. Il magenta non vuole il verde come vicino. Il magenta non vuole il verde come vicino. Ok. Prendi la gemma. E il giallo vuole affrontare il magenta. Quindi giallo e magenta uno contro l'altro. Prendi la gemma. Allora, prendi la gemma anche tu, gemma gialla. Allora. Qui abbiamo l'arancione vuole il rosso come vicino. Quindi arancione e rosso devono essere insieme. Allora, il viola non vuole sedersi. Il viola non vuole sedersi in un angolo. Ah, non vuole sedersi in un angolo. Quindi o qui o qui il viola. E di conseguenza quello che gli sta addosso, ok? Quello che gli sta contro. Allora, il verde vuole affrontare il rosso. Quindi verde e rosso uno contro l'altro. E questo, ok, va bene, non è un problema. Mentre qui il rosso vuole sedersi in un angolo. Quindi rosso in un angolo, viola no. Quindi potremmo avere tipo rosso, viola e ispeziona. Beh, questo non mi dà nessun indizio particolare sulla posizione. Il magenta non vuole il verde come vicino, ok. E il turchese vuole affrontare il blu. L'arancione vuole il rosso come vicino. Ah, iniziamo a mettere quelli che vogliono stare in una. Cioè, il viola non vuole sedersi in un angolo. Mettiamolo qui, tipo il viola, no? Posiziona la gemma, viola. Vai, usa. Poi, chi è che voleva il viola? Il blu vuole l'arancione come vicino. Il verde vuole affrontare il rosso. E il rosso vuole stare in un angolo, giusto? Ispeziona. Qua. No, qui, questo è il viola. Sì, che non vuole sedersi in un angolo. Il rosso, l'arancione vuole il rosso come vicino. L'arancione vuole il rosso come vicino, ok. Il giallo vuole affrontare il magenta. Il magenta vuole, non vuole il verde. Ok. E il turchese vuole affrontare il blu. Riguardo al viola non c'è nient'altro. Il rosso vuole sedersi in un angolo. Beh, mettiamoli il rosso qui allora. Il verde vuole affrontare. Mettiamo il rosso. Posiziona la gemma rossa. Vai. E qua mettiamo che il verde vuole affrontare il rosso. Quindi il verde va qua. Iniziamo a far così e poi vediamo se c'è qualcosa di sbagliato. Allora, posiziona la gemma. Gemma verde. Vai. Quindi, verde vuole affrontare il rosso. Poi, ispeziona. Il magenta non vuole il verde come vicino. Quindi il magenta lo mettiamo qui. E il giallo vuole affrontare il magenta, quindi il giallo lo mettiamo di là. Magenta. E giallo. Il viola non vuole sedersi in un angolo, ok, lo sappiamo. Posiziona la gemma gialla. Ok. Poi, qui cosa c'era? L'arancione vuole il rosso come vicino. Potremmo mettere qui l'arancione allora? Se lo contano come vicino perché questo è il rosso. Questo è il rosso.
Il verde vuole affrontare il rosso, quindi l'arancione lo possiamo mettere qui. Posiziona la gemma arancione. Ok, ci mancano l'azzurro e il blu. Ispeziona. Il magenta non vuole il verde come vicino. È giusto, così, ok. Qui. Il giallo vuole affrontare il magenta, è ok. Dove sono gli altri indizi? Sul turchese e il blu. Erano qui. Il turchese vuole affrontare il blu. Infatti c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perché... Allora, c'è qualcuno che non vuole affrontare niente. C'è l'arancione, ispeziona. Il rosso vuole sedersi in un angolo. Ok, con calma. Qua effettivamente servirebbero... Servirebbe carta e penna per segnarsi le cose, perché altrimenti è un casino così. Cioè, devi ogni volta andare a rivederti. Il viola non vuole sedersi in un angolo, quindi il viola può stare qui. L'arancione vuole il rosso come vicino. E quindi l'arancione da là devo toglierlo. Allora, facciamo così. Prendi la gemma viola. Prendi la gemma arancione. E l'arancione vuole il rosso, quindi posiziona la gemma arancione. Ok, buono. Poi il rosso vuole sedersi in un angolo e il rosso in un angolo. Il verde vuole affrontare il rosso e lo affronta. Il blu vuole l'arancione come vicino. Quindi l'arancione... Se il rosso vuole l'arancione e il blu vuole l'arancione, il blu deve stare qui. Quindi... A meno che l'arancione lo metta in un angolo e lo conti come vicino. Perché se il blu vuole l'arancione come vicino, ma anche... Dov'era l'arancione? No, non qui. Non qui. Il turchese vuole affrontare il blu, non mi interessa. Il magenta non vuole il verde come vicino. Ok. Quindi il magenta e il verde devono stare da una parte e dall'altra. Il giallo vuole affrontare il magenta. Ok, va bene, il giallo sta lì. L'arancione vuole il rosso come vicino. Quindi qua, no, no, qua serve carta e penna, ragazzi. Qua per forza. Allora, qua per forza serve carta e penna. Facciamo che taglio, ok, mi appunto bene tutte le cose, provo a fare tutte le combinazioni e ritorno quando ho effettivamente tutto chiaro cosa bisogna fare, ok? Arrivo subito. Ok. Ah, ma sono sparite, porco cane. Stavo provando le combinazioni. Tra l'altro, ne ho fatta una uguale a quella che ho fatto, ma era speculare e non andava bene. Quindi ho provato a reinvertirle tutte. Me l'ero segnata e le ho reinvertite. Perché, boh, quindi ce n'è solo una che va bene, anche se effettivamente l'altra era speculare e tutti gli indizi andavano bene. Ok, dai, buono. Vediamo un po' cosa troviamo qui. Frutto sur, frutto chike e frutto mace. Qui torta PSL, vabbè, ci sta buono. Un po' di cure. Cappello Far West, ok. Ce lo mettiamo. Torta PL2, L3, va bene. E frutto ras. Frutto pix e frutto sopo. Mettiamoci il cappello da Indiana Jones, fa che dopo tutti questi enigmi e trappole... Evitate il cappello da Far West, ce lo mettiamo. Eccoci qui. Abbiamo ancora un po' di tempo, vediamo se riusciamo ad arrivare almeno vicino al boss. Oh no, qua devo tornare indietro. Facciamo così. Mi fa ripartire da sopra? Beh, meglio, meglio. Vediamo cosa c'è di qua. La morte c'è di qua. Mannaggia loro. Che devo essere molto veloce e andare qui. Devo essere più veloce. Solo che c'è anche la sabbia, non me l'aspettavo che ti rallentasse.
Però giustamente ti rallenta la sabbia. Pronti, eh? Vai. Hop. Poi devo andare dall'altra parte. Hop. Qui è un casino. Deve essere super veloce. Ok, fatto. Al limite, eh. Però qui perlomeno posso prendere questo tesoro. Torta PSM, buono. Tesorino qui? No, un'allenatrice. Quel rompicapo al piano superiore è da impazzire. Se non mi sfogo, scoppio. Cazzata, tia, eh. Incazzatissima. Flow Wish. Bello! Questo è ispirato ai pesci guppi, si chiamavano. Quelli con la coda. Pesci ballerini forse era il nome un po' più colloquiale. Molto bello. Beh, ovviamente tipo acqua, quindi. Squadra. Non manderò Dubterra a fare scippo perché potrebbero uccidermelo. Manderò Rhinobots. Tipo acqua, comunque non è da sottovalutare, eh. Pluriball, appunto. Cosa fa? Ah, ok, non mi attacca. La difesa fisica aumentata e anche la velocità. Beh, ti prendi un colpo di fulmine addosso, Flowish. Usa ancora pure Pluriball. Tanto ti attacco con un attacco speciale che ha tipo più di 100 di attacco speciale. E con un colpo che è super efficace. Quindi addio, Flowish. È stato molto bello vederti. Per la prima volta in Coromon. Ok. Puntreon. L'evoluzione. Bella l'evoluzione. L'avevo detto che si sarebbe evoluto contro teste comunque. Lo avevo detto. Allora, usiamo spinta corporea. Fulmine 7. Ok, non è molto efficace. Vediamo quanto danno gli facciamo. Nemmeno tanto. Però forse abbiamo la possibilità di abbatterlo. Morso, non dovrebbe farci molto danno. Ok. E noi lo tiriamo giù, infine, con spinta corporea di nuovo. Visione spaventosa. Il suono continua a dire che è molto spaventoso. Boom, e addio. Hauntrion. Niente male, livello 40 per Rhinobots. E Armadon, davvero? Ah, l'ultima evoluzione. L'ultima evoluzione che si becca un bel morso velenoso. Super efficace. Non gli fa molto in realtà. Doppio squarcio, questo invece mi sciotta. Mannaggia me che ho lasciato dentro Rhinobots. No, no, sì, Rhinobots. Mannaggia me davvero. Contro di lui. Direi di mandare Bjardis. Facciamogli prendere un po' di punti esperienza, va. E facciamogli usare palla di neve. Boom. Distrazione. Aumenta la sua illusione, immagino. Sì, evasione, sì. Usiamo un'altra palla di neve sperando di abbatterlo. Ha moltissima difesa questo Armadon. Altra distrazione. Ok, vai, palla di neve e non ha colpito, mannaggia lui. Frenetico. Questo mo inizia a fare un bordello di danno se non lo tirano giù subito. Infatti. Guardalo. Porco cane, dai, manca solo un colpo. Non continuano a colpire. Ha usato una tattica da stronza questa. Bravo, mangiati il frutto. Però al prossimo colpo morirai, quindi o colpisci tu o colpisce lui. Ok, bravo, hai colpito tu. Dovresti ucciderlo in teoria. Perfetto. Perfetto. Un bel po' di punti esperienza a tutti i membri della squadra e Cliptor al 40. La battaglia è stata d'aiuto. Grazie. Prego. Ok, vediamo cosa c'è qui. Ah, qui si va avanti. Perfetto. Io però vorrei tornare un attimo indietro qua. Ok. Via. Per vedere cosa c'è qui. Vedi, si può andare avanti anche qui volendo. Vai. Infatti c'è uno strumentino. Ok, senza piccante, senza nefasta e senza glaciale. Vai, andiamo all'altro piano, che spero abbia un checkpoint così io posso tornare indietro. No, devo prepararmi di qua e andare. Hop. Puoi andare dall'altra parte di nuovo. Tac. E qua essere super veloce. Prendere bene il tempismo e via. E niente. Prendere bene il tempismo e via, non ha funzionato.
Anche se prima lo aveva fatto per un qualche motivo, mentre ora no. Forse ero stato leggermente più veloce, eh? Boh, chi lo sa. Continua a non funzionare. Non so per quale motivo. Forse esco un po' prima dalla sabbia. Cioè, forse devo uscire un po' prima dalla sabbia. No, qui non devo far così perché sicuro non ci arrivo. Forse così? Ok, meglio. Buono, vediamo di arrivare all'altro piano e vedere se mi si attiva un checkpoint. Dai, attivo il checkpoint. Perfetto, checkpoint raggiunto. Quindi, noi ci fermiamo qui per questo video. Io vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se l'avete gradito. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Coromon e di questa parte in particolare piena di enigme e trappole molto alla Indiana Jones. Di iscrivervi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti. E di condividere questo video. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!